Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gabriele Mura di agisoft-coaching.com e in questo video vi vorrei parlare di un argomento molto interessante che riguarda appunto l'acquisizione di dati termografici da parte di un volo effettuato con una fotocamera Mikkasensa Altum che ci fornisce sei bande, di cui la sesta appunto è quella termica. Quindi vediamo come inserire i dati, quindi andiamo nel menu Workflow, clicchiamo su Add Photos, andiamo a selezionare il primo dataset, e quindi tutte queste fotografie, quindi facciamo clic su Apri. Questa procedura l'abbiamo già vista per quanto riguarda il video precedente, riguardante l'agricoltura di precisione, quindi per maggiori specifiche ti consiglio di vedere quel video. Adesso questa fase la faremo più velocemente perché ci interessa arrivare più rapidamente all'argomento che ci interessa. Quindi chiaramente possiamo decidere di suddividere tutte le immagini scattate per singolo canale e quindi possiamo anche raggrupparle, come vedete, questa seconda impostazione secondo il multicamera system, ovvero da 1074 dividiamo per 16 da 179 telecamere. Quindi in questo modo la singola immagine contiene al suo interno 6 canali. Quindi premiamo sul tasto OK. Quindi il passaggio successivo è la fase di calibrazione della riflettanza, visione di creare sia nell'elaborato RGB che uno secondo i falsi colori indicanti appunto la temperatura rilevata dalla termocamera. Quindi per procedere possiamo cliccare su questo pulsante Locate Panels e quindi facciamo una rapida calibrazione delle immagini in funzione delle foto che abbiamo scattato che servono per la calibrazione. Come potrete vedere, sono state appunto selezionate queste tre immagini. E quindi praticamente spostando appunto la finestra potete vedere che i primi tre fotogrammi che sono stati scattati, che servono solo per la calibrazione, sono stati disattivati in automatico. Ora qua a destra potete vedere che sono stati caricati dei valori di riflettanza per ogni canale. In realtà in questo video non ci interessa sviluppare appunto la riposizione RGB, perché come vi dicevo abbiamo già visto in un altro video che ti indicherò qua sopra, o nella descrizione di questo video appunto. Possiamo impostare in ogni caso di utilizzare sia la riflettanza rilevata dai pannelli che quella rilevata dal sensore. Questi spesso si usano in combinazione. Appunto verrà effettuato un breve caricamento. Come vedete, le immagini hanno già subito una variazione colorimetrica in funzione appunto della calibrazione che abbiamo appena fatto. Dunque possiamo tornare dal menu Tools, però questa volta noi selezioneremo questa impostazione che si chiama Set Primary Channel e quindi andiamo a selezionare il canale che ci interessa, che è il sesto canale LUIR, che è quello termico. Quindi facciamo clic su Apply e vedrete che compariranno esclusivamente qua sotto le immagini utilizzando solamente il sesto canale. Quindi facciamo clic sul tasto OK. Chiaramente adesso queste sono delle immagini grigie, ma non fatevi spaventare, che adesso comunque andremo a fare il processo di calibrazione della fotocamera. Quindi andiamo su Tools, Camera Calibration, e controlliamo che in corrispondenza del canale LUIR ci siano appunto caricati i parametri del pixel size e della lunghezza focale della nostra termocamera. Come vedete sono diversi rispetto agli altri canali, ad esempio il NIR, il red, il green, perché solitamente i fotogrammi scattati dalla termocamera hanno una risoluzione differente. Infatti vedete 160x120, invece gli altri hanno 2064x1544. Questo volo è stato scattato da un'altezza di 400 metri e quindi tutto ciò ci consente di mappare anche dei territori molto vasti abbastanza rapidamente, conoscendo appunto le caratteristiche del terreno e la necessità di acqua, specialmente nei punti con temperatura maggiore. Questo consente anche agli agronomi e agli agricoltori di calibrare appunto quantità d'acqua a seconda delle colture che
che utilizzano e senza sprechi di acqua. Quindi faccio clic su OK per confermare questo procedimento. Arrivati a questo punto posso effettuare, andando dal menu Workflow, l'allineamento, quindi seleziono Align Photos e solitamente qua al posto di T-Points troverete 4000, però per questi dataset è solitamente consigliabile mettere 10.000 per avere un range maggiore. Quindi poi sono foto scattate in maniera nadirale, quindi sono abbastanza affidabili. Accuratezza alta, utilizziamo anche la preselezione generica e quindi gli altri parametri lasciamo quelli di default. Non bisogna applicare maschere, quindi qua lasciamo il parametro non e quindi facciamo clic sul tasto OK. Molto bene ragazzi, questo è il risultato della ricostruzione della nube sparsa che è stato sovrapposto alla mappa, diciamo, stile Google Earth. Come vedete è una nube grigia, quindi ora per completare il nostro processo di ricostruzione, per velocizzare un po', utilizzeremo un processo automatizzato tramite il batch process. Quindi prima di tutto magari salviamo il file, e quindi dal menu file andiamo su Save As e possiamo salvare come parte 1B e quindi ora finalmente possiamo far partire il batch process. Quindi andiamo dal menu Workflow, clicchiamo sul comando Batch Process e aggiungiamo un comando che è quello che ci serve per creare la Dense Cloud. Abbiamo solo un chunk, quindi possiamo lasciare le impostazioni che abbiamo. Qualità possiamo mettere media, perché per i dataset fatti da drone, per questo tipo di mappatura con un territorio, diciamo, che è abbastanza pianeggiante, va bene la qualità media. Quindi come depth filtering mettiamo aggressive, cioè non ci interessa avere troppa accuratezza nel dettaglio, e per il resto possiamo lasciare impostate queste impostazioni di default. Quindi clicchiamo sul tasto OK per proseguire. Avremo caricato la nostra prima azione automatizzata, che è quella della creazione della Dense Cloud. Quindi ora invece potremmo aggiungere un'altra azione, che è quella della creazione del DEM. È importante che ci facciamo appunto alla Dense Cloud, quindi la prima postazione source data deve corrispondere a Dense Cloud. Quality può essere anche alta. Interpolazione inseriremo extrapolated, in maniera tale da ricoprire anche eventuali parti che non sono complete, diciamo, dove ci sono magari dei buchi, e quindi controlliamo che tutte le altre impostazioni siano corrette. Modifichiamo il depth filtering anche qua, lo inseriamo come aggressive, e quindi a questo punto anche questo comando è impostato correttamente. Quindi clicchiamo sul tasto OK per caricare anche questo secondo comando e infine dovremmo aggiungere l'ultimo comando, che è quello che ci serve per creare l'ortomosaico, quindi build ortomosaic. In questo caso, in corrispondenza del pannello surface, dobbiamo mettere la voce DEM, dobbiamo inserire DEM, che appunto ci consente di rifarci al modello precedentemente creato. Blending mode va bene, mosaic, il resto delle impostazioni sembrano corrette. Quindi clicchiamo sul tasto OK per confermare anche questa operazione. E quindi arrivati a questo punto abbiamo le tre fasi sequenziali che ci interessa far eseguire al software. Quindi ricordandoci di cliccare su questo checkbox Save Project After Each Step,
faccio clic sul tasto OK per far partire il processamento. Molto bene ragazzi, arrivati a questo punto, chiudo la finestra. Come vedete tutti i processi sono stati eseguiti. Potrò vedere la nube sparsa, la Dense Cloud, questo è il DEM, e infine questo è l'orto mosaico. L'orto mosaico è, come vedete, molto sbiadito e quindi posso utilizzare uno strumento che ci consente di far tornare colori naturali. Quindi andando nel menu Tools posso selezionare Set Brightness e quindi posso fare clic sul tasto Estimate e fare nuovamente clic sul tasto Apply. Come potrete vedere adesso sono tornati i colori reali nella nostra termografia e anche sotto tutti i fotogrammi hanno avuto il colore corretto. Quindi facciamo clic sul tasto OK. Quindi arrivati a questo punto non ci rimarrà che fare eseguire a Metashape un calcolo che servirà per far corrispondere il pixel contenuto all'interno di questo orto mosaico con un valore corrispettivo di temperatura espressa in gradi centigradi. Quindi se vado dal menu Tools posso selezionare l'impostazione Set Raster Transform e da qui posso scorrere e vedere che nella casella P6 il nostro software conterrà appunto il canale termografico. Arrivati a questo punto dovremo quindi inserire la formula, apro la parentesi tonda, ed è esattamente questa formula che vedete in sovraimpressione, quindi B6 diviso 100 meno 273,15. E sotto controllo che sia selezionato l'impostazione Enable Transform, faccio clic sul tasto Apply per vedere che tutta l'immagine ha assunto un colore uniforme. Non spaventatevi, ora mi devo spostare sul tasto Palette e devo fare un'altra operazione. Quindi la prima è quella di aggiornare innanzitutto, fare clic sul tasto Update e quindi aggiornerò il grafico in funzione di quello che abbiamo appena ricostruito e poi facendo il clic sul tasto Auto potrò selezionare l'intervallo che va appunto da 16,7 gradi fino a 34,7 gradi. In conclusione, non ci interessa utilizzare questa banda di falsi colori, quindi ne importeremo una nuova che appunto rispetta i colori della termocamera. Quindi faccio clic qua sul tasto Import Palette e selezionerò le palette che ho precedentemente creato per questo tutorial. Quindi faccio clic su Apri, come vedete ci saranno esattamente i colori corrispondenti ai vari valori che voglio indicare. Per confermare il tutto faccio clic sul tasto Apply e quindi vedrete convertito appunto quest'area intera di color rosso nei rispettivi intervalli che vedete contrassegnati qua. Quindi faccio clic su Apply e vedrete appunto tutto colorato in maniera corretta. E dunque potrete notare che la parte gialla è quella dove c'è maggior temperatura, quindi ci avviciniamo ai 34,7 gradi, mentre la parte blu-violetta è quella più bassa, corrispondente appunto a 16,7 gradi. Per completare faccio clic sul tasto OK e se voglio avere appunto una immagine anche riferita ad una mappa globale RGB posso cliccare qua in alto sull'icona di questo mondo. E quindi potrete vedere anche la mappa, la base map, che è quella, diciamo, la classica mappa disponibile online, e potrete anche notare che le due mappe corrispondono perfettamente, quindi si accavallano. Benissimo ragazzi, ora potrete decidere se esportare questo risultato nel formato che più preferite, se volete creare appunto una mappa qualitativa oppure se volete appunto esportare questo file come orto mosaico. Quindi per fare questo andate in un file,
quindi spostandovi su export, export ortomosaic, potete scegliere appunto uno dei vari formati che sono disponibili, ad esempio potete esportare in TIFF, ricordatevi di utilizzare come raster transform l'index color in maniera tale di non perdere i colori, quindi fate clic sul tasto export per salvare appunto la vostra immagine. Modo rapido di verificare la vostra ortofoto è quella di trascinare il vostro file TIFF appena creato all'interno del software QGIS e analizzare il vostro elaborato anche misurando magari alcune parti di particolare interesse. Siamo arrivati proprio alla fine e spero che questo video ti sia piaciuto. Non dimenticarti di iscriverti ai miei canali social, Agisoft Coaching, e al mio blog agisoft-coaching.com. Ci vediamo per il prossimo video. Grazie, ciao!